che è diventato nullo. Incidente sul lavoro. Il servizio di Stefano Milani. Sono passate quasi due settimane dalla notte più difficile della sua vita, quella passata in balia di un balordo che si era introdotto nel presidio sanitario di Trecastagni e l'aveva tenuta prigioniera e violentata per ore. Le umiliazioni per la donna non sono finite. Il giudice ha derubricato quanto accaduto alla guardia medica a incidente sul lavoro. Sono stata violentata anche dalle istituzioni, ha denunciato il medico nei giorni scorsi di fronte ai colleghi dell'ordine provinciale che già in passato avevano posto l'attenzione sulla mancanza di sicurezza della struttura. Sabato scorso oltre 100 piazze hanno ospitato l'appello della CGIL per chiedere agli uomini, alla politica, ai media, alla magistratura, alle forze dell'ordine, al mondo della scuola un cambio di rotta nei comportamenti, nel linguaggio, nella cultura e nell'assunzione di responsabilità di drammi come questo. Ma quanto accaduto a Catania deve far riflettere. Oggi il medico è a casa in malattia e per l'azienda sanitaria provinciale l'aggressione subita non è altro che un infortunio. Siamo alle vertenze, pranzo sotto il cielo e la protesta messa in campo dai 58 dipendenti della cima ferroviaria di Bozzolo in provincia di Mantova. Ai lavoratori della società in concordato preventivo per ridurre i costi è stato improvvisamente cancellato il servizio mensa, denunciano i sindacati. Nemmeno la cuoca ha ricevuto alcun preavviso, interrotte le prestazioni straordinarie. Nessuna soluzione e un'altra settimana di sciopero con presidio davanti ai cancelli per i dipendenti della Atria di Sant'Atto nel Teramano. La mobilitazione per respingere il taglio di 55 addetti. La proprietà ha acquistato lo stabilimento a un prezzo simbolico, ce lo conferma Giampiero Dozzi della Filctem provinciale. Perdite in bilancio che pure ci sono state, non sono state gestite con una ricapitalizzazione, ma sostanzialmente utilizzando la liquidità generata da un magazzino lasciato da Marazzi che valeva 8 milioni e mezzo. Un'azienda che non investe un centesimo di più di quello che ha pagato con una cifra simbolica, che non fa capire qual è lo scopo di questo taglio occupazionale. Ciao Eufemio, un bacio a te. Chiedendo semplicemente 55 licenziamenti, a noi sembra troppo. E in Abruzzo la situazione occupazionale resta tesa col rischio chiusura della Honeywell di Atessa. Prove di dialogo nel Vicentino sono serviti due scioperi per denunciare le scarse condizioni di sicurezza. Quando dice così finisce male, amici della domenica. Ha deciso di aprire un tavolo con la rappresentanza sindacale dello stabilimento Mix Zone, per ascoltare ci fa sapere il nostro lavoratori. Massimiliano Cerno, Charles Manson, ciclone, anche Borghezio, per l'inquinamento dei terreni due bottiglie incendiarie. Croce Rotta riprende oggi in Portogallo lo sciopero nazionale del personale sanitario. Inascoltate le richieste di un aumento salariale e della riduzione del carico di lavoro a 35 ore settimanali. Immigrazione e sindacato. Ma voi lo sugli scaffali le rotte della speranza. Vabbè, c'è anche qualcuno che ha rifiutato la targa. Il punto di vista del mondo del c'è lavoro. Il volume targa, è curato da Emanuele Galossi ed edito da EDS. Pronto? È tutto. Per riascoltarci e saperne di più, radioarticolo1.it. Sì, sì, sì. Radio Città FM 95.8. Da 30 anni la radio di Benevento e del Sannio. Radio Città. Spot. Resta aggiornato in tempo reale con il quaderno.it. Scopri ogni giorno le notizie da Benevento e da tutto il Sannio. Il quaderno.it. L'informazione locale è sempre con te, anche su mobile. Se forza, grinta e spirito off-road non appartengono più solo ai SUV, è perché siamo andati oltre la definizione di station wagon. Nuova classe 4MATIC all-terrain. Lusso sterrato. Anche con Dynamic Lease, il noleggio a chilometro di Mercedes-Benz. Canone fisso, zero anticipo e 19 centesimi a chilometro. Mercedes-Benz.it. Motor Sud SRL, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz. Soprattutto se ti vuoi comprare sigarette a prezzi inarrabili. Telefono 0824 87 47 04. Radio Città Benevento è anche nel web www.radiocittà.net. News aggiornate costantemente. Attualità, cronaca, politica, arte, cultura, video e reportage. Radiocittà.net è musica. Recensioni, eventi live, interviste e i podcast dei programmi di Radio Città Benevento. E poi web radio e web TV in real time. Radio Città Benevento ti aspetta anche online. www.radiocittà.net. Bamer, via Cocchia 100, Benevento. Telefono 0824 61097. Merceria, calze e un mare di accessori.
Da Vamer si applica. L'abbiamo detto, ci siamo giocati l'ospite. 30 secondi, grazie. Merceria Vamer. Orto mio. Via Ricco Benevento. Telefono 0824 61097. Per la tua pubblicità in questo spazio, contatta Radio Città Communication 0824 313673 o 339 4455 829. Radio Città Benevento. Sì, 13.59, questa è Radio Città, mai stati lì. Ciao, 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 amici calciofili sportivi della domenica, ma anche del lunedì. Questa è la vostra trasmissione preferita, quella che vi fa ridere, vi fa piangere, ma soprattutto vi fa sognare con gli intro extra super premium del nostro Andrea super De Longis. Sì, quest'oggi, quello di oggi è molto buono. Rubato da eccezionale veramente quando la banda dei tifosi chi? Dell'Inter... Come la banda chi? No, non lo so. Vabbè, la banda, eccezionale veramente. Chi voi? Un po' più. Sta seguendo. Arrivano da Dellino, vediamo come va. Si cammina. Stazione di Avellino, tra l'altro, non esiste. Ragazzi. No, infatti. No, mi sa che abbiamo fatto una stronzata. Yes. Sembriamo gli Stronzo Brothers. Poi erano in quattro anche loro, eh? Ehi, cazzo accorti che io ti spacco la mancia, faccio la testa! Siamo gente di rispetto! Dove la lauco? Quando passa la bagnata, quando passa la papparia? Tanta scanza! Scusate tanto, signori, sempre vostro! Scusate, cazzo! Bene, 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 questo era l'intro extra super premium del nostro Andrea De Longis. Ora ci ascoltiamo la sigla e tifosi interisti, diciamo, siete ridicoli. Mai stati lì, oh, mai stati lì, sta cominciando adesso. Mai stati lì, oh, mai stati lì, già sai che sei connesso. Mai stati lì, oh, mai stati lì, oh, mai. O meglio fino a qualche anno fa, perché poi siamo stati lì ed in un anno siamo qua. Abbiamo fatto tutto in fretta, prima anno in serie cadetta. La strega che aspetta, la A che ci aspetta. Salutiamo Diletta che ci aspetta, la d'amico. Sembra una barzelletta, manco credo a ciò che dico. Invece tutto quanto vero ed ogni stregone fiero già sa che girerà per lo stivale intero. Con l'adrenalina a mille di petto pieno d'orgoglio, con l'incredulità di chi sta vivendo un sogno. E invece siamo qui come ogni lunedì e non da mai stati io lì. Io ho già prenotato perché cercala su web, segna la frequenza. Ascolta sta trasmissione che provoca dipendenza. Qui si parla di tutto ciò che riguarda la strega. Qui si scherza su tutto e in fondo chi se ne frega che ogni tipo di problema diventa banalità. Guaglio ma che sono frutto, voglio cammin in Serie A. Mai stati lì, oh, mai stati lì, sta cominciando adesso. Mai stati lì, oh, mai stati lì, già sai che sei connesso. Mai stati lì, oh, mai stati lì, oh, mai. Dai, ci salviamo, dai, ci salviamo, ci salviamo, amici sportivi, ciao ciao ciao, amici di Mai Stati Lì, ci salviamo. Non è che ve lo dico solo io, ve lo dice anche il nostro direttore generale Mario La Monaca. Salvatemi, grazie. Buongiorno a voi e a tutti i tifosi giallo o rossi. Eccolo, eccolo qua. Poi c'è il nostro Max Mogavero da San Giorgio del Sannio. Sì, sì, proprio da San Giorgio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene, grazie, buon pomeriggio. Volevo dedicare l'intro appunto di eccezionale veramente ambientato nella stazione di Avellino a tutti quanti i tifosi della vicina provincia avellinese che sono venuti a Benevento, uno a vedere la Serie A, due a tifare un'altra squadra, evidentemente non il Benevento ma l'Inter. Ci tenevo a dire che quando prima dicevo... Perché ad Avellino si tifa solo l'Avellino, attenzione. No, ci tenevo appunto a dire... Prima ho detto ai tifosi dell'Inter siete ridicoli e chiaramente non era riferito solo a quelli che arrivano dalla provincia di Avellino, ma un po' a tutti. A proposito abbiamo... Ma che figlio di puttana! È per forza dell'Inter. Ecco, così. Vabbè, ecco, dai. Le prime querele subito arrivano sul banco. Ma che figlio di puttana!
È per forza dell'Inter. Non ci basta. No, ne vogliamo, no, ne vogliamo, ne per essere vogliamo sicuri della querela. Tanto pomeriggio di grande adrenalina, quello vissuto sugli spalti del Santa Colomba. Però andiamo a capire cosa è successo nella settima giornata elettorale. Come si fa? Volevo cambiare qualcosa. Sai, tante volte. Guarda, ho addirittura cambiato ingresso di tornello pur di cambiare un po', però niente, è andata male. Per quanto io sono convinto che serva ancora quello che serviva la settimana scorsa. Probabilmente poi dopo casomai noi ne parleremo, perché altrove non se ne parla. Ah, no? Se casomai ci illuminerà, no, ed è la terza querela. Ci deve dire cosa è successo in Mixed Zone nelle ultime 16 partite, sì, però che non se ne parli è un dato di fatto. Vabbè. I risultati. Andiamo. Sì. Udinese Sampdoria 4-0. E com'è? Che è successo? Tre rigori per Udinese. vabbè, però anche un gran gol del Galigna, eh. Sì, bellissimo. Colpo solo. Gallo Belotti. Si è fatto male, vabbè. Genoa-Bologna 0-1, Napoli-Cagliari 3-0, Benevento-Inter, vabbè, risultato lo sapete, Chievo-Verona-Fiorentina 2-1, Lazio-Sassuolo 6-1, Spal-Crotone 1-1, Torino-Ellas-Verona 2-2, Milan-Roma 0-2 e Atalanta-Juventus 2-2. Eh? Dopo il risultato di Lazio-Sassuolo sembrerebbe che De Laurentiis abbia proposto un campionato a 6 squadre, facciamocelo da solo. Napoli ha 21 punti, Juventus e Inter 19, Lazio 16, Roma 15, Torino e Milan 12, Chievo, Sampdoria, Bologna 11, Atalanta 9, Fiorentina 7, Udinese e Cagliari 6, Spal, Crotone 5, Sassuolo 4, Hellas Verona 3, Genoa 2, Benevento chiude la classifica a 0 punti. Ne comprasse 24, Vigoriga, chi se ne vale proprio niente. E questo non è vero, perché ci salveremo, grazie anche all'aiuto di alcuni bomber che sentivamo in settimana, sono stati strappati alla concorrenza di... È stato annullato? Ah, di 10 squadre. Quante squadre sono state... di 10, ecco, proprio 10 precisamente. Cosa è successo nell'ultima giornata? Napoli in vetta, si prepara l'ottobre rosso napoletano. Napoli in vetta per la prima volta in stagione da solo, perché è riuscito a conquistare la settima vittoria consecutiva, sì, allegro, approfittando però del mezzo passo falso della Juventus a Bergamo. Adesso è in testa appunto da solo, con non si vedeva da un po' di tempo una squadra a punteggio pieno dopo 7 giornate. Due squadre, 21 punti, sono possiamo sono dire meritatamente Napoli primo, meritatamente, anche perché anche contro il Cagliari è stata una partita senza storia, anzi il punteggio poteva essere ben più ampio. Beh, non mi è ricordato la partita come quella col Benevento. Più o meno, insomma, sì, tratti, la differenza è che Cragno ha fatto qualche intervento importante. Ha ragione, ragazzi. Per una volta gli sto dando ragione. Un weekend favorevole alle due previsioni. Senza Cragno sarebbe finita 6-0. Questo weekend, se mi giocavo due numeri su Mocavro, li prendevo tutti e due, che è andato tutto di lusso. Bene, invece si ferma la Juve a Bergamo. L'Atalanta diventa una squadra che è ormai una realtà non solo italiana, internazionale. Dopo il successo, il pareggio con il Lione, ma insomma, Europa. A me onestamente sembra proprio che l'Atalanta sia una delle squadre che corre di più in assoluto in Serie A. Ma tra l'altro, anche cambiando gli interpreti, mantiene la stessa idea di gioco, la stessa intensità. Quindi... Da via i due centrocampisti con i quali ha cominciato l'anno scorso, vale a dire Kessié e Gagliardini, ma come e li rimpiazza con De Ron e questo Brian Cristante incredibile. Brian Cristante. Che corrono tanto. E tra l'altro la nota di colore è che l'Atalanta almeno pare sia l'unica squadra in Serie A che gioca uomo. Sì, questo è tipico delle squadre di Gasperini. Quindi hanno messo Palomino uomo su Dybala. Sì. Ma io ti dico la verità, sull'Atalanta su Dybala, non credevo potesse ripetere le prestazioni dell'anno scorso, proprio perché secondo me non aveva un organico in grado di poter reggere le due competizioni. Invece lo sta facendo bene, grazie anche a una gestione intelligente del gruppo da parte di Gasperini, che sta alternando bene l'Atalanta. Qua lancio un attimo la provocazione, vorrei arrivare qui. Questo lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, cioè Bruno Longhi, Sandro Piccini, tutti questi che ci rubano un bel mestiere. In qualche modo l'Atalanta, insieme alla Spal vista l'anno scorso, sta aprendo un po' una crepa nel calcio moderno. Scusami un secondo. E chi lo capisce. Una crepa nel calcio moderno. In che senso? Calcio moderno fatto di ragnatela di passaggi, grande organizzazione. Sale sul petto pure. Sì, fino all'ultimo minuto. Grandissima organizzazione e grandissima tecnica individuale. In questo senso, due squadre che si affermano a livelli molto importanti, come la Spal l'anno scorso in Serie B vincendo il campionato, e andrà in Europa poi quest'anno probabilmente, l'Atalanta che l'anno scorso va in Europa e quest'anno si conferma, sono invece due squadre che giocano sull'errore dell'avversario e su tanto sacrificio, cioè veramente in forte controtendenza.
che tendenza. Secondo te, Max, saranno episodi isolati o realmente si sta aprendo un po' una crisi in quello che era il modello del tiki-taka, del gioco, dell'organizzazione? Beh, ma credo che la crisi si sia aperta già da un po' di tempo, in realtà, almeno a livello europeo. Dobbiamo guardare anche oltre i confini nazionali, perché è da un po' di tempo che queste squadre non riescono a imporsi, almeno in competizioni importanti come la Champions. E quindi è evidente che si sta andando verso quest'altra direzione, magari non in maniera così netta come fanno l'Atalanta e come fa la Spal, però sono tante le squadre che si stanno affidando più a un calcio. L'Atalanta non verrà mai a Benevento a vincere 3-4-0. Ecco, l'ha detto, sarà molto difficile. Mario, abbiamo registrato questo tutto. No, dico, sarà molto difficile. Anche su diverse piattaforme. Però con l'Atalanta si può perdere di poco pur non giocando di la partita, insomma, in qualche modo, perché una squadra gioca molto sugli errori demotivato, mollo, ma che attimo sulla pagina, Andrea, che cosa sta succedendo? Va bene, partiamo da dove? Da sopra? Da sopra. Ah, ok, bene. All'occidentale. Perché non so... Eufemia Spagnolo, che salutiamo, buongiorno ragazzi. Ciao Eufemia. Mario, ciao, sto Benevento vuole vincere o no? Beh, ce lo chiediamo anche noi. Dico anche che Eufemia è una sannita a distanza Parma, quindi... Francesco De Vita, che salutiamo, ci scrive Sciovani o Ciovani. Ciao Francesco. No, Ciofani voleva scrivere, compriamo Ciofani. Sì. Mario La Peccerella, ciao a tutti. Mi spiegate la logica dell'ultimo cambio di Baroni? Forse Baroni pensava che stessimo vincendo. E beh, effettivamente ne abbiamo un po' parlato a microfoni spenti. Sui cambi, Baroni ha impostato la squadra più che bene, insomma. Ho anche qualche dubbio. Ne parliamo dopo. Dopo ne parliamo, però ci chiedevamo perché non c'era lui. Che significa? Che mi adorano. Che mi amano. Sì. Ciao bello. A testa de cazzo. Gli hanno tolto la sfida con l'Inter. Valentina. Vabbè. Lando, ciao Andrea, ciao. Vai, gente che lotta continua, ciao, dai. Ciao Valentina, Giuseppe Garcia. L'uomo delle selve non ci sta? No. No, se ne sono andati a un certo punto, hanno messo lo striscione quegli amici di dove erano? Di Atripalda. Ma come si fa? Paolo Dio, ciao ragazzi. Max, secondo ciao, te come Robo mai Diglio. Su quattro contropiedi nella seconda parte del secondo tempo i giocatori non si sono passati la palla al limite d'aria? Grazie. Anche questo dicevamo prima, poi magari ne parleremo dopo. Carmine De Felice, ciao Andrea e Max, ciao Carmine. Ciao, e quello che è troppo bello ha un saluto alla regia, quindi ti saluta e saluta Mario. Grazie. Ciao Carmine. Che figlio di puttana. È per forza dell'Inter. Simone Colangelo, infortunio per il Gallo Belotti. Maurizio Palombo, ciao Maurizio. Ci state guardando in tanti, ci dovete scrivere anche, dovete condividere la diretta possibilmente. Florindo Ciarleglio, ciao, un saluto a Gerardo dello Iago. Ciao Florindo. Ieri si è visto un Benevento orgoglioso e combattivo, bella la vostra tifoseria. Sono stato nel settore ospiti, servizio d'ordine perfetto, non si percepiva un ambiente di totale ostilità come poteva sembrare. Complimenti per la trasmissione, come sempre. Vabbè, perché poi tutto è filato liscio come al solito. Va bene, noi vi invitiamo a interagire con noi sempre sulla pagina Facebook di Radio Città Benevento, dove trovate appunto la diretta di questo meraviglioso programma che va in onda anche in FM 95.8 per chi ci segue anche da Cerreto Sannita come il nostro Florindo Ciarleglio. Noi ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi. La via è lunga se vuoi sfondare, ragazzi, dobbiamo andare a Verona, dobbiamo, poi abbiamo la Fiorentina. Io penso ce la facciamo, no Max? Larga la foglia, va bene, gli si dissi. Mi sa che è finita, però c'è questa, tieni. Prendi un bicchiere lì, prenditi il bicchiere, via, toh, uè, allora, nigger. Oggi si parla solo di me. Sverso. No, io già ho bevuto, no. Grazie. Jerry, un po' d'acqua? Un po' d'acqua, però. Sono mangiato un barino, io era così oggi. Mortadella? Sì, mortadella. No, se no lo sentivi. Comunque io secondo me ce la potremmo fare, non lo so, sarà che non ce la potremmo fare. No, lui non si sbilancia più. No, la possiamo fare, ma io di queste partite qua non mi fido. Cioè, a me Verona no, non mi fido di questa partita con l'Inter. Però comunque hai visto qualcosina, Max. Hai visto qualcosina. No, perché sono ritornate delle persone importanti. È molto facile giocare bene in una partita in cui non hai niente da perdere. Lo so, però diventa molto più complicato. Però erano le stesse con Napoli e Roma. Però tu sì, hai tentato di affrontare le affrontate in condizioni. Non avevi gente. C'è pure da dire che non ti sei disunito sul combattere. Alessandro è fondamentale. Fondamentale. Ma pure Ciciletti, ieri Ciciletti fosse fatta la palla, voglio dire. Metteva la palla. Con Nagatomo. No, ma non è Nagatomo, Ciciletti, è una soluzione da fuori, voglio un tiro da fuori che non abbiamo. Non dirà nessuno,
c'era solo Cataldi e me muscia, ma non c'è più. Cataldi ci pensa prima tre volte. Voglio, Cataldi è un uomo d'ordine. A me, cioè, Cataldi mi ricorda il primo Guardiola. Tattica non mi è dispiaciuta. E tra l'altro mi domandavo. Ma tu non hai sentito la cazzata che ha detto, eh? Non è d'ordine, capito? Sì, allora, Bertini, mi domandavo come Viola. Ieri secondo me ha fatto una bella partita. No. Max non ha fatto una grande partita perché gioca con la testa da solo. No, aspetta. Però ha fatto una grande partita dopo il 2-0. Perché ha fatto quello che sa fare, nel senso, se lo metti a fare quello che sa fare. Nei primi 20 minuti non ci ha capito niente, ma il problema è che gli ha dato determinate consegne. Voglio Viola doveva stare su Brozovic. E non puoi mettere Viola su Brozovic. No, ma poi ti posso dire un'altra cosa. Io non so chi è il nutrizionista del Benevento, non voglio dire niente. Voglio, ma Viola da me la cacchina è chiusa rispetto all'anno scorso, o lo sto vedendo solamente io? Cioè, l'anno scorso è tu come giochi assomiglia a Viola. Io ho detto l'anno prossimo assomiglierò a Viola, ma non credo che interessasse lui. Cioè, sì, pensavo di dover dimagrire io per assomigliare. Al di là di questo, deve capire anche che in Serie A deve fare un tocchi in meno rispetto alla Serie B. Ma per me non fa procedere, perché un chili di verdure può fa procedere. Ma devi tenere fiato per fare. No, perdi la giocata perché non hai. Poi quello non ha fiato. Ma avete visto? One way. Poi voglio, ditemi quello che volete. Chi l'è tirata una buona posizione, una bella posizione. Poi io vedete il numero dietro la porta. La palla non è nel set. È nel set la palla, Andrea. Precisa, proprio qua, vedi? No. Ti inganna l'inquadratura da dietro. Ti inganna l'inquadratura da dietro, cioè. Max, non è. A parte il fatto che anche se batte sul palo e va dentro, sembra un errore tutti. No, io non sono d'accordo su questo. Poi il secondo palo che lo. Ho capito che è il palo suo, ma è una punizione ben tirata, forte, precisa. Ma come ci arrivi là? Secondo me ci arrivi. Lui perde il tempo perché si aspetta la palla dall'altra parte e poi non. E perché fa il passetto. Fa il passetto alla tolto del cazzo che piava quello sul secondo palo. Per me sì, errore di Bene. No, alla Frey faceva sempre un passetto e poi se... E poi lo intaccava. Ragazzi, lì si para senza la parata, voglio. Quella si para senza la parata. Senza tuffarsi. Se sai che te la mette là, sì, se no diventa difficile. Voglio, quello una cosa è... Il tuo padre, ragazzi, scherzo. Se tu ti vuoi via la responsabilità, ti fai la giocata. Pure se vuoi via la responsabilità, voglio, che non era sua, lui là deve parare domani, per vedere che ti fa un culo così. State scherzando. Chi le c'è di arrivare a faccia la palla? Per me ha più responsabilità. Poteva fare meglio sul primo gol che non sul pure sul primo poteva fare meglio. Il primo non volevi 25, aiuto. Però voglio, se vi posso dire, secondo me, a mio modestissimo parere, noi abbiamo perso punti perché gli altri portieri hanno parato. Contro Bologna un portiere è parato. Contro Torino un portiere è parato. A noi sto cazzo di portiere non baro, voglio. E questo anche a Genova. Ok. Ma è stato lì Radio Città come ogni lunedì con voi, salutiamo Valentin Michalache, detto Miai, che io conosco, è il custode del paradeschi, un caro amico, ciao, ciao Miai, ciao ad Annarita Romano, ciao Villanzoni, ciao Annarita, Antonio Brugnetti, Costa, quanto è costato vederlo giocare da film horror? Non siamo tanto d'accordo. No, beh, dai, perché... ieri ha fatto bene, dai. Carmine De Felice. C'era qualche ruggine con Icardi, però tutto sommato. Ma poi la vogliamo raccontare la ruggine icardiana? Non volete? Ai tempi risale ai tempi successo? Della Samp. Sampdoria e Inter, sì, un'esultanza un po' smodata di Icardi fece incazzare Costa che disse sto deputato, sto figlio deputato. Come così? Sì. Carmine De Felice da voci di corridoio lato tribuna, qualche scappellotto a qualcuno è arrivato sul secondo gol di Brozzo Belek. Per esultanze esagerate e con qualche parola di troppo offensiva, con classico accento sannita. Per il resto a Verona solo per i tre punti. Loris Fragnito finalmente con un cambio di modulo e con il rientro di alcuni giocatori si è visto un Benevento diverso. Giocando così e con un po' di ciorta in più possiamo iniziare a prenderci i primi tre punti. Ciao Villanzoni, sempre solo forza strega. Alberto De Toma, ciao ragazzi, un saluto a tutti. Comunque fuori onda durante le canzoni restano i momenti migliori della trasmissione. Faremo una trasmissione solo di fuori onda. Sì. Fuori onda. Giuliana Cicco Piedi, Brozzo l'ha messa lì proprio perché ha fatto il passetto a destra, secondo me. Ma chissà, lo scopriremo. Tu sei Cicco Piedi, lui Cicca Parata, purtroppo. lo scopriremo solo parlandone con Massimiliano Mocavero. Max, quello là, io lo dicevamo, tu ti difendi un po' Belek sul secondo gol. Sì, io mi difendo un po' Belek. Io no. Secondo me sul secondo gol non poteva fare assolutamente nulla, anzi
si è tuffato, ha provato ad arrivarci, ma obiettivamente secondo me era imparabile, perché era ben calciata, era forte, era precisa e diretta all'incrocio. Quindi una parata del genere era veramente, forse nemmeno i portieri top in Europa. Beh, non lo so, non mi capita spesso di vedere gol presi su punizione del secondo palo senza che qualcuno poi dopo evidenzi che evidentemente era il palo del portiere. Io sulla questione del palo del portiere ho un'idea un po' diversa, nel senso che è vero che il portiere è tenuto a tenere a bada soprattutto il suo palo di riferimento, però quando è una traiettoria di quella su una punizione, una fresella, diventa una molto, sarrachella, diventa molto complicato prenderla. La classica e dicevo frisa. Che aveva secondo me qualche responsabilità Salvietta. In più, forse poteva fare meglio sul primo gol, perché doveva uscire? Non sull'uscita, proprio sul colpo di testa, perché non mi sembrava angolatissimo e potente, però era ravvicinato, però a 4 metri dalla porta era ravvicinato, insomma. Però di prima intenzione, non te l'aspetti, non è riuscito a darsi il gol di 25, la cosa clamorosa, meno 5, la cosa clamorosa è che Andreva, che abbia messo quel cross, infatti non si era mai visto, tra l'altro dal lato sinistro, l'avevano fischiato la settimana scorsa perché non ne azzeccava una, giustamente, e poi ieri l'ha azzeccata. Per quanto pare voglia provarlo Mezzala, Candreva addirittura. Beh. Cataldi mi ricorda un po' il primo Pep Guardiola. Insisti, quindi non ti basta. Sì. Sì che si scherza, mamma mia. Allora Benevento che esce ancora sconfitto per la settima volta in questa sette, non contando Perugia, su sette, sì. No, vabbè, ma come si fa? Noi la coppa non ci piace molto. Esce sconfitto per la settima volta in questa Serie A, finora amara. Però io ci ho visto qualcosina, una prestazione del genere, e ve lo chiedevo già prima in scaletta, che cos'è? Ti butta a terra perché non riesci a fare il punto, oppure è il modo di ricominciare a sperare, Andrea? Ma è il momento di ricominciare, credo la squadra ne sia anche consapevole. È chiaro che devi iniziare a muovere quella benedetta classifica, per non dire altro, però credo ti possa tagliare le gambe più una prestazione ottima come con il Torino e poi perdere punti. Con l'Inter invece di rincorsa la squadra non si è disunita, e credo che questo sia già un tassello ulteriore che sono riusciti a mettere. Anche con Napoli, anche con la Roma siamo andati sotto, dopodiché la squadra ha balbettato calcio e ha preso la goleada. Questa volta ha avuto invece il merito di crederci, ha avuto anche degli interpreti che glielo hanno permesso, perché chiaramente un D'Alessandro non si dà a nessuno. Ieri commentavo con un tifoso dell'Inter, che però ormai è appassionatosi a 360 gradi del Benevento, togli all'Inter Giuseppe De Maria togli, però gli va dato atto che ha tifato Benevento, ma come si fa? A differenza di tanti altri invece che hanno rinnegato. Okay. Sì, chiedo scusa, era per far sentire la voce, no? E non vedo Mario, fai sentire la voce, addirittura, no? Che vulgarità. Togli all'Inter che ne so, Brozovic, sì, ho capito, ma togli 2-3 giocatori all'Inter, ha difficoltà anche una squadra come l'Inter. Togli 5 giocatori al Benevento, credo insomma sia davvero difficoltà, si moltiplicano, soprattutto quando togli il giocatore più forte probabilmente della rosa attuale del Benevento, del perché Pinto. Se Ciciretti così mi fate male, Ciciretti è uno dal potenziale ancora inespresso. Su D'Alessandro invece è già quello. L'anno scorso abbiamo potuto lì non si parla di valore potenziale, ma si parla di valore, più valore reale. Insomma, sì, l'abbiamo visto ieri, seppur a mezzo servizio, insomma 7.5 sulla gazzetta più il gol, a me è stato 10.5 nonostante i consigli di qualcuno alla vigilia. Tra l'altro ho temuto che si fosse fatto male, perché ha preso una botta lato curva sud, è rimasto a terra zoppicato, ma come si fa? Fortunatamente ha portato la partita di Iemmello. La partita di Iemmello è stata una, secondo me, una bella partita. Una signora, bravo Iemmello. Aperta e chiusa parentesi. Al di là del gol annullato, e vabbè, fa il tap-in, però sta lì. Secondo me coda quella palla ad Alessandro, non gliela dà. No, è chiaro, lì si vede la qualità tecnica di Iemmello. No, quella è una grande palla, super, è un grande assist. È stato un gran fine settimana per me, ragazzi. Mi sto mettendo sotto Mogano. Si sta prendendo le sue rivincite. Si sta prendendo grandi rivincite. Max, tanto perché poi nella seconda parte abbiamo Evaristo Beccalossi e parleremo ancora. Chi avremo nella seconda parte? Evaristo il Beccalossi. Chiamo Evaristo, scusate se insisto. Proprio lui, parleremo ancora di Benevento Inter, della cronaca di questa partita, dato che il Beck è stato allo stadio ieri.
su, possiamo dire che su Iemmello c'è un tipo di problema abbastanza importante che riguarda il giocatore? Sì, in realtà, almeno da quello comunicato dalla società, il controllo effettuato mercoledì a Villa Stewart ha escluso complicazioni a, non mi dà brutte notizie al ginocchio. No, no, non te le do brutte, io mi limito a dire quello che ha comunicato. Mica come società. Il gallo. È chiaro che io avevo altre notizie. Baroni ha forzato anche il rientro, perché il giocatore aveva solo due allenamenti con nelle gambe, perché giovedì non ha nemmeno partecipato all'amichevole con l'Atletico Fregene, finita con il risultato. Ricorderete che tutti sappiamo. Specifichiamo Atletico Fregene, perché anche sul nome della squadra che abbiamo. Sì, ma questa è una squadra che cambia nome ogni anno, perché è sempre la stessa squadra. Che state facendo una polemica inutile. Vero. Non si chiama Atletico Fregene. No, esatto. qualcuno ci ha anche detto: potevate fare almeno di dirlo che abbiamo perso. Sì, anche questo. Beh, diciamo che qualcuno ha fatto almeno di dirlo, si è saputo un po' dopo. Però Mario, e mi meraviglio di che sei anche il direttore di questa emissione, potevi fare un gol tu. Io volevo giocare, non mi ha chiamato. No? Salutiamo chi ci ha scritto ancora sulla pagina: Michele Palmieri. Gerà, lo sappiamo, è simpatizzi Inter. È vero, non l'ho mai nascosto. Ma io ieri ho odiato tutti i tifosi dell'Inter. Siamo in due, tra l'altro, proprio a loro volevo dedicare questa cosa. Un secondo, no, ancora pure del cane. Gliel'ho detto, tranquillo, l'ho fatto anche castrare. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi coli, ho paura che mi morda. Arrivederci. Questa è la verità. Vincenzo Fragnito, Massimiliano, vediamo se riesci a farmelo tu. Lo stesso gol che ha fatto Brozovic a Belek. Non mi manca sicuramente la qualità per provarci. Sì, no, lui è un destro naturale. Tocca pianissimo. Soprattutto l'umiltà. Perché poi c'è da dire una cosa. Posso dire una cosa? Max è un destro naturale. E molti a casa diranno: ma non si dice destro naturale, quello è sinistro naturale. Ma perché si può dire solo sinistro naturale? È anche lui un destro naturale. Sapevo che era del PD. Complimenti agli amici della tribuna inferiore di casa, in particolare Beneventani, forza striga. Questo ce lo dice Luca Verdicchio. Complimenti a voi. Valerio Grasso: ciao, se Belek la prendeva entrava anche lui in porta. Era un silure. Ma si può sempre deviarla, non... Francesco De Vita: le campane fanno 7 su 7. Sì, si schiaccia. Vabbè. Nel senso che il Napoli le vince tutte, il Benevento le perde tutte. Ok, ottima osservazione. Luca Romano: ha fatto le scuole grosse. Stavamo in classe insieme. Data la Sant'Angelo a Sasso. Luca Romano: ciao Lanzoni, forza Benevento, oggi e per sempre. Auguri a tutti i nonni giallorossi. PS, Max, il computer funziona? Vero, oggi è la festa dei nonni. Allora, la festa del computer. Ma ragazzi, ma che cazzo succede in questa mix? Non lo so. No, quella è la tribuna stampa. Vabbè, quindi oggi l'hashtag è Granny, giusto? Sì, vabbè. Io faccio un augurio a tutti i nonni. Sì. Anche quelli che magari hanno un po' di arteriosclerosi, ci sentono bene. Però! Ai nonni, alle nonne, a tutti quelli che, insomma, portiamo nel cuore, a quelli che ci sono, quelli che non ci sono che più. Che cos'è, il momento retorica? E poi vabbè, auguri veramente a tutti. Ok, oggi tra l'altro è il compleanno del presidente. Auguri, ecco. auguri al presidente. Auguri presidente. Auguri presidente. Meno male che Oreste c'è. Pecci e Dan. Stefano Lombardi: ciao ragazzi, buongiorno, forza Benevento, al di là del risultato a famocchi interisti facci. Così tutto. Grande Stefano. Alessio De Cristoforo: salve ragazzi, ma quali sono i nostri calciatori presi che resteranno anche in caso di eventuale successione? Brignola, solo Brignola. Rubati a 10 squadre. Squadre di Deleuze. Diamo la parola a Max. No, ne sono pochi, perché per molti c'è... Tipo, fammi due nomi, vai. In questo momento non mi... cioè Gin City che può restare, perché è l'unico che ha il diritto di riscatto semplice, okay. In caso di anche diciamoli una alla volta. Importa Belek, scusami, resta... Belek è il titolo definitivo. Okay. Gin City, no. Essendo albanese, diritto di riscatto è ovvio. È ovvio, sì, sì. Venuti è prestito secco, quindi rientrerà la Fiorentina a fine anno. Letizia è di proprietà del Benevento, così come dichiara. Costa anche è di proprietà del Benevento, quindi la difesa, il pacchetto è completo. Vero. A centrocampo invece qualcosa cambia. Si è dimenticato Lucioni. Lucioni, vabbè, già è sotto contratto per altri 3 anni. È anche sotto controllo, purtroppo. Purtroppo sì. Per altri vabbè, a meno che non piombi il palè. Ma oggi fuori classe. Ma mi è stato detto, di tenere questa rabbia dentro e farla esplodere durante la diretta. Vuoi mettere questa rabbia sotto contratto? Capito? Sì, la metto, ma io oggi mi sono rotto il cazzo. Va bene, ve lo dico sincero. Andiamoci in faccia. E metteci lo scopo. Poi chi c'è più? Viola sì, vabbè. No, Cataldi. Cataldi non è nostro, nel senso potrebbe diventarlo in caso, però di permanenza, in caso di permanenza in Serie A. Lombardi non è nostro, prestito secco. Perugini. Parigini è Parigini. Prestito con diritto di riscatto. Sì. E obbligo in caso di permanenza in Serie A. Cazzo, ci siamo comprati niente. Puskas. D'Alessandro è prestito con obbligo di riscatto. Gianfi in caso è nostro. Gianfi è nostro, sì. Cipsa è nostro. Iemmello? Iemmello è nostro. Ale, l'abbiamo strappato a 10 squadre di Serie A. Graviglione è nostro. Ma l'Inter ha il diritto di recompra.
Quindi e se gli danno anche la targa. Se dovesse esplodere, raga, insunto proprio alla fine. Avevo ragione io. Solo Brignola resta. Se arriva, sono 30 minuti in macchina prendendo Telese. No, sì, poi dopo la cosa di Telese, pare che l'unico che ci sia rimasto veramente male è Orzelic. Sì, sì, le targhe, gli avevano ordinato targhe fino alla fine del campionato. Quelle siccome i benefici, oh, non famo più targhe perché non le voglio. Per cortesia, tutti sull'attenti. Messaggio di Luigi La Monaca. Ieri Benevento è stata una squadra degna di Serie A. Vero. Anche se l'Inter non era al massimo. Probabilmente anche questo è vero. Carmine De Felice, se solo a pensare che Gennaro, 85 anni, parte da Luino, vedete dove si trova Luino, per venire lontano, a seguire quasi Svizzera, la sua città, e invece in tanti ieri comunque non sono riusciti a staccarsi nel tifare lo squadrone. Sarò logorroico, ma non ci riesco a non pensarci. Siete Ashfacim, da gente, questo è Carmine De Felice. Il decano degli stregoni del nord è partito alle 7 da Milano per venire a vedere il Benevento. Luino. Sì, viceversa, a tifare Benevento. Luino è ancora più svizzera di Milano. Sì, ma peraltro Luino è anche il paese di Enzo Iachetti. Tra l'altro. Io ho un mio caro amico a Luino, che è il Sergione Colloca, che saluto e che un noto caro saluto. Terrone con valigia di cartone, come lo chiamiamo noi. Un caro saluto, porta le salsicce sopra, insomma, sì, un po' come fanno tutti gli altri. Poi, parlando sempre di Benevento Inter, Andrea, la reazione del pubblico. Che pubblico c'è stato ieri al Santa Colomba? L'hai visto vicino alla squadra? No, è un pubblico vicino alla squadra, un pubblico che lo ha sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Ragazzi, 7 sconfitte consecutive, per quanto in massima serie, credo che non tutte le piazze avrebbero la stessa pazienza, la stessa tranquillità e la stessa emozione che sta trasmettendo il pubblico beneventano, sperando che prima o poi si possa essere premiati anche noi, anche in termini di fortuna. Ieri non abbiamo ancora approfondito l'argomento, il gol di Iemmelo, fuori gioco, non fuori gioco, lì comunque credo ci sia un errore tecnico dell'arbitro. No, non c'è un errore tecnico. Ma anziché attendere che vada la partita, ragazzi, oggi no, cagazzo è lui oggi. Se non dite le cose precise mi fate incazzare. Da quando ha appeso il cappello. Che tipo di errore è? No, non è un errore tecnico. Tu fischi il fuori gioco. Allora, abbiamo sempre... È un errore. No, non è un errore. Devi finire l'azione. Ah, poi gioco. Magari se annulla il gol può consultare il VAR, ma se no niente. Questo dice. Le immagini non chiariscono. E tra l'altro ho letto, secondo me sulle immagini 3.000. Si vedono che le spalle, la spalla di uno e spalla di un altro, diciamo, deltoide di uno e deltoide di un altro. Come dice bene deltoide. Dove finisce l'area del fuorigioco sono in linea. Allora, io mi affido ai professionisti del settore, quindi non mi sta dicendo se no, va bene, no, va bene, vorrei capire chi sono. Dal 1993 al servizio. Ieri vi ho segnalato la moviola di De Marco su Sport Mediaset. De Marco, che è un ex arbitro, e ha detto il gol è regolare. Ecco, perfetto. Okay. Luca Marelli, che è un ex arbitro professionista, ha detto il gol è assolutamente irregolare. Quello della console? La chiamata è giusta. E come lui, tanti altri giornali sportivi italiani, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, tutto vabbè, sport. Mi tenevano un sacco di spero. Io in so definitiva che chi l'ha affrontato, perché io ho visto che a livello nazionale la cosa non è stata quasi mai affrontata. Io l'ho letto su tutte le testate nazionali. Io però so anche che il consiglio che viene dato agli arbitri, alla terna arbitrale, è quello di casomai affidarsi al VAR, perché comunque tu vai ad approfondire quell'aspetto. Nel momento in cui fischi invece il fuorigioco prima, non dai la possibilità al VAR questo, di poter sì, essere preso in considerazione. Però questo era l'errore sempre che consideravo allora, io. Posso salutare Matteo che continua a mandare immagini meravigliose della partita di ieri. Grazie Matteo. Matteo, ti Benevento abbraccio, perché anche io credo che ho dato ti abbraccio tutto ieri, sì. In Benevento Bologna però abbiamo criticato l'arbitro e il guardialinee perché non ha segnalato subito il fuorigioco, cioè è passato 5 minuti sul gol di Lucioni e poi dopo con il VAR è stato deciso di annullarlo, mentre adesso questo è stata una chiamata che molti hanno ritenuto corretta e alla fine si può dire. Io credo che non sia. Vorrei dire a Nazareno Orlando, però... San Giorgese non ci vedo bene. Io sono San Giorgese, ma ci vedo bene. E secondo me quello è il gol è irregolare. Vabbè, è irregolare. Salutiamo lui e Vincenzo Tredola che ci scrivono sulla diretta. Al di là di tutto, credo anche un po' di Ciorta che non ci sta. Abbiamo girando un extra prima delle pubblicità, quindi messaggi, vai. Sì, no, messaggi finiti. Il palo messaggi di Alessandro, finiti, va bene. Non siamo stati fortunatissimi. La traversa di Memushai, sì, è proprio sul gol annullato. Va bene, ci ascoltiamo l'extra prima di andare in pubblicità. Certo ragazzi, che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare. I navili e la ringhiera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta. Ragazzi, Milano mi acchiappa veramente, veramente. Sai perché ti acchiappa? Sì? Perché ti ricorda la tua terra, Orribiland. Radio Città Benevento. Spot.
La Bottega delle Idee di Lucio Del Grosso, in Corso Dante 35 a Benevento. Fiori, piante, giardinaggio, articoli da regalo, addobbi per cerimonie, tutti gadget del Benevento. La Bottega delle Idee di Lucio Del Grosso, Corso Dante 35 Benevento, telefono 0824 28146. Radio Città Benevento è anche nel web, www.radiocittà.net. News aggiornate costantemente, attualità, cronaca, politica, arte, cultura, video e reportage. Radiocittà.net è musica. Recensioni, eventi live, interviste e i podcast dei programmi di Radio Città Benevento. E poi web radio e web TV in real time. Radio Città Benevento ti aspetta anche online. www.radiocittà.net. Il quaderno è tutto nuovo, sempre aggiornato, con notizie di cronaca, politica, cultura, sport, da Benevento e da tutto il Sannio. Il quaderno.it, l'informazione locale sempre con te, anche su mobile. Bamer, via Cocchia 100, Benevento, telefono 0824 61097. Merceria, calze e un mare di accessori. Da Bamer si applicano bottoni automatici, si riparano chiusure lampo e si rivestono bottoni. Merceria Bamer, via Enrico Cocchia 100, Benevento, telefono 0824 61097. Per la tua pubblicità in questo spazio, contatta Radio Città Communication 0824 313673 o 339 4455 829. Ma non solo ci bisogna. Ma non è la prima che bussiamo, ragazzi. La zara ci bussiamo. Ma non è la prima che bussiamo, ragazzi. Come possiamo? Io la zara a sinistra. Terzino. Mi fa cose bu. Io ho paura di Verona. Secondo me battiamo la Fiorentina in casa. Cioè, i primi punti saranno. Se non mi gioca la Fiorentina, saranno sicuramente la Fiorentina. Ho paura di Verona, dico la verità, perché non è. Ci arrivi sempre senza punti come a Crotone, che tu dici, non sa, ci si mette già punti, già vinci, mette già sbilanciato. Ah, comincia dopo 5 minuti prima. E va bene, salve fondo, Radio Città. Piacere. Ma incomincia a prenderlo, secondo me. Ah, sì, intanto 30 secondi andiamo in onda. Sì, ma questo è proprio stretta sta canzone. Ragazzi, sta facendo una cosa, va di corsa. Eh sì, aspetto che dei giornalisti, la canzone finisce, aspetto che te ne vai, dice. Insomma, però noi non vorremmo che se ne andasse nessuno. Non ci sono riferimenti. Né Mario, né Andrea, né Massimiliano. Io ma veramente me ne andrei, però. Vorremmo che se ne andasse, che ne so, tipo qualcuno tipo io o Baroni, non lo so. No, che cosa, no, dai, perché? Baroni, perché? Chi vogliamo che non se ne vada da Benevento, perché sappiamo che si è trovato molto bene, è Evaristo Beccalossi. Buon pomeriggio. Salve. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, Evaristo, lei era a Benevento per la partita di ieri. Ho avuto il piacere di venire a Benevento, sì, tra l'altro è un'accoglienza bellissima perché sono arrivato un'ora e mezza prima in mezzo alla gente, quindi veramente devo ringraziare perché fa sempre piacere, insomma, aver lasciato un buon ricordo e persone civili che al di là del tifo calcistico si può parlare di calcio, quindi... Vabbè, ma complimenti, ma mi lei... auguro veramente che Benevento riesca a rimanere in Serie A. Ma lei è stato trattato bene per il suo passato illustre, insomma, è stato comunque una delle star degli anni 80 del calcio italiano. Vabbè, è passato, sì, però fa piacere quando vai al di là del tifo dei propri colori, certo. Avere l'educazione e poter scambiare quattro chiacchiere con persone di altre città è sempre molto importante, soprattutto nei tempi in cui viviamo. Allora, bene, e Beccalossi, che partita è stata ieri? Ma direi l'inizio, l'Inter pronti via 2-0, sembrava una partita facile e quindi sembrava in discesa. Poi invece la reazione del Benevento ha riaperto la gara, ha avuto anche delle possibilità perché ha preso la traversa, sono state un po' di occasioni, insomma è stato un risultato pesante per l'Inter e il Benevento non è stata una passeggiata. Io li ho visti bene con la giusta aggressività e quindi sono stati tre punti importanti. Per l'Inter, per il Benevento deve continuare perché primo anno in Serie A è chiaro che se guardi i risultati magari pensi sei pessimista,
e invece secondo me te la puoi giocare fino alla fine, perché un po' di esperienza, un po' le prime partite, un po' di difficoltà ci sono. Ci sono quindi dei margini ancora per poter sperare nella salvezza, cioè per rispondere anche un po' ai pessimisti o comunque alle statistiche che dicono che una squadra che perde 7 partite consecutive nella massima serie italiana credo non si sia mai salvata. Insomma, nel calcio, potrebbe... nel calcio di certo non c'è mai niente, l'ha dimostrato Crotone l'anno scorso, che lo davano spacciato sin dall'inizio e poi ha fatto una grande rincorsa. In quei momenti qua dove i risultati non vengono, bisogna essere lucidi, continuare a lavorare, cominciare a fare anche un punticino, poi magari un altro punticino, poi una vittoria, pian piano fai un percorso che l'obiettivo è quello della salvezza, ma non, cioè non bisogna essere negativi, bisogna continuare a cominciare a far punti, perché secondo me, tra l'altro, c'è un bel ambiente, perché ti ripeto, durante la partita c'era un tifo incredibile, quindi la squadra ha un supporto importante dei tifosi e secondo me è giusto pensare positivo. Ecco, sicuramente le sarà capitato di vedere qualche altra squadra che dovrà lottare per la salvezza. A suo giudizio, secondo lei, il Benevento in questo momento ha qualcosa in meno rispetto a queste squadre, come dice la classifica, o invece se la può giocare alla pari fino alla fine? Secondo me si trova il giusto equilibrio, perché ho visto anche le partite precedenti dove si è preso parecchi gol, così è questione proprio di trovare il giusto equilibrio, la giusta lettura della gara, perché ci sono dei momenti dove devi stare tutti nella tua metà campo e difendere anche il risultato e poi cercare anche di far gol. Quindi, ma sono tutte cose che secondo me cammin facendo le riesci a trovarle, e quindi bisogna avere pazienza e lucidità. Però adesso siamo arrivato in ritardo a un appuntamento, mi stanno aspettando. Sì, 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 la liberiamo, la liberiamo. Eravamo in chiusura. Sì. È stato un piacere. Mi dispiace, ma... Grazie, Beccalossi, ci riascoltiamo magari al ritorno, magari con un risultato diverso. Grazie mille. Possa il Benevento. No, anche con un bel risultato pesante, vinceremo sicuramente 9-1. Ciao, che, Evaristo. 9-1, che è la sconfitta più ampia che il calcio italiano conosca, l'Inter, sì, l'ha subita la Juventus. Ah, sì, peraltro, schierando la primavera. Ho detto che oggi è un cacacazzo. E voi non mi state a sentire? L'Inter schierò la primavera in una finale scudetto. Sì, infatti, perché è giusto che i primavere può fare 9 gol. Era l'anno 1910, se non mi sbaglio. No, era un po' siamo subito tornati a un po' tifosi delle nostre squadre. Sì, no, ma lui rompe il cazzo, capito? Questa è la verità. Ma gli piace così. È l'inconfessabile verità. Va bene, andiamo ancora sulla pagina, ci saluta Enrico Pezzi. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Belle parole. Ciao Villanzoni, un abbraccio, tenete duro. Teniamo duro, tu col tuo 14 a Cittadella. Stiamo vedendo che, insomma, ti stai dando veramente come si dice fare a Cittadella, rituosto. Sicuro. Proprio così. Antonio Brugnetti coglie l'occasione per salutare Pezzi e dice: "E ritorna a sta casa, aspetta". Ecco. Sta difesa, sì. Sta difesa, scusami, no? Scusami Antonio soprattutto. Pierluigi Melillo: come Enrico Pezzi ha iniziato a seguire la trasmissione è comparso Nicola Tavarone. Io dico solo tre cose. Dammi tre parole: Tavarone, frizione, Crotone. Roberto Scognamiglio: maledetta VAR, Inter mediocre, a Verona si vince e poi un bel pareggio contro la Viola. No, secondo me il contrario, sarà un bel pareggio a Verona. Puoi leggere quella di Vittorio Zollo del nostro dove ha sbagliato un altro rigore Evaristo. Vabbè, Vittorio, però pure tu, eppure sei giovane e ti ricordi proprio di queste partite. Vediamo Evaristo, scusate se insisto. Carmine De Felice: visto che mi piacciono i numeri, voglio dire a chi rimpiange il grande bomber non preso. Aia. Voglio sottolineare o polemizzare che Pavoletti e Iemmello hanno gli stessi gol stagionali, con l'aggravante che il primo ha giocato qualche minuto in più del secondo. E Max, questa è una cosa che va detta da Andrea. Vero? No, vabbè, dai, no, scusa, mi devi commentarla tu. Non la vuoi commentare. Momenti di silenzio inutili. Vabbè. Anche perché Borriello è capocannoniere. Il campionato è lungo, professore. Certo. Okay. No, noi rispondiamo così. Bello, che panico. Ma per uno che fa la radio da 100 anni come Mario, che panico è quando c'è tutti zitti? Ti è dato del il bestia, silenzio è la cosa peggiore in una radio dopo le puzze. Io ti vedo. E no, su quello ci ma almeno siamo, le puzze ci quando, siamo passati, quando la fai tu la puzza è buona. No, ma io mi riferisco alle due cose insieme: puzza silenziosa, che si sa che è la peggiore. Valerio Grasso: se rientra Antei costa terzino sinistro, la vedi percorribile questa strada? Molto bello. Ma perché non mettiamoci in porta, scusa, allora? No, dico una cosa: se rientra Antei
se non squalificano Allusioni, se riprendiamo. Scusami, oggi è la giornata mondiale del nonno? No, se lui aveva tre palle, sai com'era? Sì, no, la giornata mondiale delle palle, proprio. Sicuramente. Vabbè, tante soluzioni, tante frecce all'arco di Baroni, no? In questo momento, tantissime. Se dovesse rientrare Antei, ma Antei è vero che c'ha sta cicatrice sul muscolo come quella là di Cipriani o no? Di Cippo. Sì, purtroppo sì, è un vecchio problema anche per un vecchio problema degli staff medici del Benevento. Sì, no, gli hanno consigliato, per poter curare questa cicatrice devi andare solo a Benevento. Solo a Benevento, e lui ci è venuto di cuore. Sandra Dello Iacovo, mia sorella. Ah, ciao Sandra. Nuova scommessa in mia sorella fa delle scommesse in giro con la gente. Ma come fai tu? Gerardo, le cuffie sono le tue? No, non sono le mie. Non perché? So se ti ho fatto perdere. Mi sa che ha perso la scommessa. Non lo so, vabbè, avrà sicuramente perso. Aiutatela in qualche modo, non chiedetele dei soldi. Max, se dovesse davvero rientrare Antei dopo la sosta, eventualità nella quale io personalmente non credo, no, perché secondo me non sarà così semplice che Antei ritorni a giocare, o almeno non lo rivedremo così in genere o in questo campionato. Vedi, una cosa è rischiare anche giocatori che hanno pochi allenamenti nelle gambe come Jim City, che è reduce da un problema di natura traumatica, e altra cosa è rischiare un giocatore che viene da un problema come quello di Antei e muscolare, buttarlo subito, no? Buttarlo subito in campo potrebbe essere se dovesse azzardo. Rientrare che succede alla difesa del Benevento? Beh, se dovesse rientrare Antei è il titolare, quindi farà coppia con Costa. Antei Costa sarebbe adesso al momento la difesa titolare. Sì. Anche se Jim City si è ben comportato. Giocato bene ieri, dai. Contro l'Inter era il debutto stagionale, non era facile. Qualche imprecisione, qualche sbavatura c'è stata, però... Qualche parola positiva spendiamola anche su Tanuccio, che abbiamo bistrattato all'inizio del Tanuccio Letizia. Ieri buona gara. Io non posso spenderla, a me non è piaciuto. Beh, però è oggettivo che nel secondo tempo ha dato tanta gamba e soprattutto realmente avrebbe potuto giocare una seconda partita. Sì, no, dal punto di vista del fiato e della condizione, l'edizione mi è sembrato insieme a Parigini uno di ottima corsa. Di ottima corsa, però anche lui ha sprecato una ripartenza in testa ardente. Distrazione, nel portare il pallone. Molta distrazione. E dietro ha ballato un pochino troppo. Anche se ha salvato un gol che sembrava fatto su un sinistro a botta sicura di Candreva. Ma anche però nel complesso non mi è sembrato molto sicuro. Eccetto i cambi, ho visto una squadra che fisicamente ha tenuto il campo, cosa che in passato non era successo. Anche perché è stata un po' sparagnina in mezzo al campo come pressione sulla palla. In un frangente, proprio per denotare secondo me l'accendi e spegni di Letizia, che ogni tanto gli parte la brocca, vero, che sotto i distinti ha lasciato correre una palla in fallo laterale nella convinzione mi che ricordo un po' Alfa Heme, ti ricordi già da Alfa Heme? Era Alfa Heme, che tra l'altro ha segnato a Trapani, poi la Casertana ha perso un rigore sbagliato di Vago, che ha buttato delle porte a terra, e con Reginaldo ormai con 97 kg e faceva così verso la curva di cioè delle immagini secondo me irripetibili. Sono Reginaldo Giudge per gli amici. Mi scrive mia sorella una ancora? Che cazzo è? Radio dello Jacopo? Ho sicuramente vinto. Nel frattempo c'è qualcuno che come te ha lasciato fuori dalla formazione iniziale d'Alessandro bravo. E sta imprecando. Chissà chi gli avrà dato consigli. Grazie a Ciro, a Verona li distruggeremo. E vedo stasera tutti uguali. Vincenzo Casbarro, Gerardo delle belle cuffie ancora. Ma che volete? Sono di Radio Città. Parlate con Mario Lamona. Ci possiamo accordare su un prezzo di favore, se vuoi. Vincenzo Tretola, secondo me il Verona bisogna confermare contro il modulo contro il Verona. Bisogna confermare il modulo visto contro l'Inter. Stanno andando via un po' di diottrie. Tra l'altro, ottobre, il mese della lista. Forse mi dovrei fare una. Anche della prostata. Probabilmente sì. Giuseppe. Ricorderete? Sì. Abbiamo nominato la Casertana. Giuseppe Porzio, chi lo sa se rientrerà Antei? Il Benevento Calcio ha messo la privacy sugli infortuni stile Facebook. Grazie a questo, ieri ho messo D'Alessandro in panchina. Io ho chiamato Mogavero prima di fare la formazione. Ho detto, non so, gioca, non gioca. Mettilo. Messo in panchina, mi è entrato al posto di Bertolacci. Dobbiamo dire le cose come ma il Benevento non ha diramato i convocati. No, tutto segreto. Dobbiamo dire le cose in come mix zone, però si sapeva. Giusto. Io ho detto a Gerardo, D'Alessandro non gioca. A posto. No, però non l'ho messo, ma ci ha pensato Bertolacci a non entrare sabato nella partita. Ti è andata bene. Dal Culogna contro il Bologna, ormai è il Culogna. Ciao Gerardo, torno a Roma e tifo Benevento. Firmato Vincenzo. Ciao Vincenzo, sempre forza Benevento. Luca Imperiale in Pellizzeri, direttamente da Vercelli. Ciao amici, ciao, Luca. Tenete duro, anche qui a Vercelli siamo partiti male, ma sabato è arrivata la prima vittoria. La pro. Stati Uniti, ciao dal barista. Oh, ciao Luca, caffè vittoria, Imperiale. Vittoria che è costato l'esonero a Camplone, il nostro amico. È andato Castore. Vabbè, la prova aveva preso 4 palloni, non mi ricordo dove.
giusto? Luca, dove l'aveva presa? Se facci sapere, però. Tra l'altro, salutiamo anche Scognamiglio che si è fatto espellere da par suo, dando una ginocchiata ogni in ogni tanto capita anche i migliori. Ogni tanto c'ha delle cose. Ma Scognamiglio, sono ginocchio, sono gomiti. Sì, insomma, sì, sì, proprio. Pasquale Ciambriello, animo Villanzoni, animo. Un saluto a tutti voi. Ciao, ecco. Pasquale. Ciao, Ciambro. Felice, concordo con Max. E poi sul primo gol poteva chiudere meglio Aitano. Sicuramente, forse lì. Aitano! Abbiamo anche un extra. Grazie a Ciro, lo devo trovare. Ha detto io me lo Giuseppe Porzio idem, però ho vinto lo stesso. Vabbè, sono tutti i messaggi sulla nostra diretta. L'abbiamo letti tutti. Subliminali anche. Qualcuno, sì, noi ci ascoltiamo l'ultimo, anzi penultimo pezzo di oggi, il nuovo pezzo di Gemon, Un temporale. You. Chi si ritira dalla lotta è un gran figlio di una caciotta. E l'acqua. Ringraziamo la dottoressa Pucci che provvede alla nostra salute fornendo un'acqua santa appena benedetta dalla fontana di San Donato qui dietro. Così qua, ragazzi, non ho fatto zucchero. Pure il caffè, amore. Madonna, stavo per dire una cosa sconcissima. Torno con la tasca dietro. Ma pure devi fare cosa. Ehi, quando scusate, buonasera, gli amici salve dell'Orto Frutta Materri vi offrono il limone. Ah, il limone. Lemonade. Rifacciamola un attimo. Non mi piaceva la luce. Dai, su, prendeteci il caffè. Non voglio mirare. Tutti zuccherato? Io lo senza. Oh, madonna, che uomo vero che sei. Perché non si sente. Ma lo stai vedendo a Maggioia? È un po' sì, un po'. No, si pareva troppo. Credo che possa ho la visto che prego. Ho la già l'acqua. Sì. Sì, grazie. No, vabbè, c'è il bottiglietto mio, non ti preoccupare. Ora sì, grazie, sì. Quindi veramente senza zucchero? Senza zucchero. Ma l'ho già da un anno. No, no, ho iniziato perché ho iniziato la dieta e poi devo dire che l'ho mantenuto. Quello lo vediamo sui cartelloni pubblicitari, Andrea. Ti metto un po' l'acqua? No, grazie. Ma in mix zone c'è. Vogliamo parlare un po' della mitomania di questa settimana, no? No, non c'è in scaletta, se non me lo dici non se ne va. Io vorrei parlare di una cosa, però dalla partita col Crotone, ragazzi, veramente. C'è in scaletta, no, però se no, ne possiamo parlare. Possiamo parlare veramente di quelli che ti fanno altro e cagano il cazzo che il Benevento gli fa fare le figure di merda. Ah, sì. Del Beneventano medio che ha questa reazione, io mi sono rotto il cazzo. Stiamo parlando proprio di una fazione politica, eh? Cioè, sì, penso che sia una corrente politica anche di alto. Sì, sì, sì. Stiamo parlando di trombati al comune. Ho detto cose tipo quando anche alla provincia. Quando Viola ha preso la traversa e tutto il resto, quello è tutto lo zucchero, amico Gio, questo no, è tuo. Pensavo che ancora non era tutto. Tu l'hai presa, amore. Comunque a me ieri uno allo stadio mi ha detto, vai, la grafica è messa di lì, e io pensavo, ma faccia la maglia così. Addirittura. Grazie. Cazzo lo so. Faccia la maglia così. Ma tu gliel'hai condivisa? Eh? Tu gliel'hai sì, condivisa? Sì, sì. Ma chi sono? Secondo me anche quello. Grazie, quello. Biglietto. Sì, ah, sì, sì. Grazie, ma. Anche se c'è una buona idea. Devo dire grazie alla dottoressa Fucci che è sempre così grazie, gentile nei nostri confronti. Prego. Nonostante io a volte la percuota. Con dei limoni. Con dei limoni. Gli attacchi di pane. Io gli attacchi di pane. Fatto, è su dello sgama dell'amministratore di Torino. Ok. Uno pure tifoso del Torino. Andiamo in onda. Andiamo. Sì. Oh, che bello sto pezzo. Ti piace? No, ma a Mario ci piace veramente, no? No, giuro, veramente. Molto bello. Ed eccoci qua, un temporale, Gemon, il cantante, detto, rapper. Bello sto piezzo. Un po', sta iniziando a fare un po' di musica black. Un po' funk, che, sì, che piace molto. Questo ragazzo di Avellino, Picariello fa di cognome, mm-hmm, giusto? Ma sai che anche lui vuole Picariello ad Avellino? Ma chissà, insomma, lo scopriremo solo per me c'è un Picariello e fa degli antipasti buonissimi. Tra l'altro Avellino primo in classifica in Serie B, Però a pari merito con tutta la Serie B. Basta, però se non deve giocare, lo dico per chi ci sta ascoltando in FM. Ringrazio la dottoressa Maria Cafucci della farmacia Manna, l'antica farmacia Manna, l'antichissima, la super antica farmacia romana. Aspetta, la più antica, ecco. Ci ha portato il caffè, che è pure una bevanda antichissima che si ricorda gli anni della farmacia Manna. Ecco. Sì. Giusto così, arriva la pausa, che non è solo la pausa caffè, ma è anche la pausa. E se va bene a me. Ma quando lo odio, fa tutte queste cose, la mimum.
Vabbè, va malissimo. Manco sto sfizio. Secondo, me, sì, secondo me non ci arriviamo. Hai detto che arriva la pausa e te ne sei andato. Perciò si chiama pausa. Ma questa pausa ci fa bene o ci fa male? Ci fa benissimo. Classica domanda del cazzo. Visto che qua nessuno prende busta pausa. Posso dire, fa benissimo perché mettiamo a conto che domenica non si perde. Quindi c'è Ale! Non si gioca. D'altronde. È da un mese che dopo non un mese il Benevento passa una domenica sì, senza un'altra domenica. Sì. Si può andare al mare. Sì. Si possono fare tantissime però cose. Però poi dove si andrà poi? Poi ce ne andiamo a Verona di lunedì sera, giusto Max? Di lunedì sera, sì. E secondo me è Verona. Quindi due domeniche senza perdere. Due delle domeniche. Mamma mia, le domeniche passano a due. Perché il posticipo di lunedì alle 20:45 contro un Verona galvanizzato dal pareggio conquistato in extremis ieri a Torino. Con un rigore sacrosanto, con perché rigore Molinaro diciamo, ha fatto una mezza... Ha segnato tramite il VAR, sì. Ma con il primo gol di... Assurdo. Sì, assurdo. Perché era in posizione irregolare anche Kim come Iemmello. Però il VAR lì no, l'hanno controllato il VAR, l'hanno assegnato, diciamo, Toro molto sfortunato, forse tutta la fortuna che ha avuto contro di noi se l'è ritrovata contro ma il Toro è una squadra che evidentemente ha dei limiti, sì, ha dei limiti ma evidenti, ma non strutturali, secondo me i limiti credo che ha. Il limite ce l'abbia in panchina, i limiti, e adesso tra l'altro deve fare i conti pure con l'infortunio, è una squadra buona dalla cintola in su, l'infortunio del Gallo Belotti che sembra molto serio, anche se gli esami hanno escluso interessamente i legamenti, quindi a Torino non hanno privacy sugli infortuni. Evidentemente no. Salutiamo Fabio Bovio. Chi si ritira dalla lotta è un gran figlio di puntini. Isotta. Chissà. Carmine De Felice, Mario così mi provochi. Viewless. Proprio così. Antonio Zeoli, bell'album quello di Gamon. Bello, grazie, sì. Bello, Tony. Veramente bello. Grazie, Tony. Vittorio Zolo, grande Picariello e la sua bottiglieria. Esattamente. Vittò, capito. C'è famiglia, però. Insomma, a un certo punto. Matteo Ferro è un vino. Vabbè, abbiamo finito con queste battute di merda. Che ne so, non lo so, ragazzi. Però ragazzi, il livello è il consiglio è di riprendersi un po' tutto. Ma come possiamo fare se non così? Queste vittorie del Benevento fanno male. Troppe fanno vittorie. Un po' male. Dai, Andrea, allora arriva questa pausa. Cioè, va bene, una facciamo? Pausa che il io ti dico la verità. Ci ho comprato un plaid nuovo, vado a fare un picnic. Il presidente Vigorito ha detto che il Benevento in ritiro a Roma torneranno in ritiro domani. Sì. Ha, diciamo, strutturato questo ritiro anche per trovare la famosa amalgama in una squadra che è stata fatta. Dove si compra? Dove si compra l'amalgama? Non l'hanno trovata. D'accordissimo. Nell'ultima giornata di calciomercato. Ma di chi è la colpa, però? No, nessuna colpa. No. No, Andrea, colpa no, mia, cioè, dai, colpa mia, scusate, era per dire colpa mia. E quindi giusto, d'accordissimo. Credo che questo ritiro non possa che far bene, per quanto i giocatori hanno fatto capire ieri nelle interviste post gara che il ritiro è un po' come far vedere ad un ateo il crocifisso, cioè è un qualcosa che chiaramente non scende. Sì, no, giù. Vabbè, Lombardi ha testualmente detto non abbiamo passato una bella settimana. Che cazzo fai tutta la giornata? Anche se Lombardi è di Roma, quindi vabbè, ma non potevo uscire da là. Ma chi te l'ha detto? Fanno tipo come Andrea Roncato in mezzo destra e mezzo sinistra. Cavalcano con le lenzuola. Chiaramente scherzo, ragazzi. Non andate a denunciare queste cacate. Che poi dopo poi perdete pure tempo. Poi ve lo dico, mia sorella fa avvocato, quindi non devo manco pagare. Non c'è spazio più, non abbiamo più spazio. Un'altra cosa mi veniva poi in mente, sì. Così a battitore giusto. Libero. Spalletti ha detto alla fine della partita di ieri Inter Benevento 1-2, la squadra, il Benevento ha giocato per Baroni. Perché l'ha detto? Perché è vero, no? Questo è sicuramente diciamolo. È sicuramente stato il segnale più positivo, secondo me, della giornata di ieri. Che la squadra è con l'allenatore. La squadra ha dimostrato di stare assolutamente dalla parte del proprio tecnico. Perché ieri, in caso di sconfitta di proporzioni ampie, come erano state quelle di Roma, in caso di ecatombe, esatto, okay. Baroni avrebbe seriamente rischiato il posto. Quindi la squadra, se avesse voluto farlo fuori, aveva l'occasione per farlo. Invece ha risposto con una prova caratteriale importante, e ancor di più nel momento in cui la squadra si è trovata sotto di 2-0 è riuscita a reagire, ad avere un sussulto di orgoglio e a rimettersi in partita, quindi sicuramente secondo me è stato un segnale importante da questo punto. Bellissimo, perdonami, bellissimo. Sulle onde del dottor Guido Tersilli, medico della Mutua, ma mi spieghi Max per quale motivo? Perché me l'hanno chiesto, ho detto forse ecco
È una strategia difensiva, quindi nel merito non possiamo entrare. Ma per quale motivo è stata spostata l'audizione di Lucioni? È stata... l'ha chiesto lo stesso Lucioni, se non erro. No, e in realtà Lanza ha battuto questa notizia che era stato l'avvocato di Lucioni a chiedere il rinvio. In realtà no, in realtà è stato l'avvocato del Benevento a chiedere di spostare l'udienza al 5, quindi a giovedì. Probabilmente, non so se per impegni personali o per stabilire meglio una linea di X Factor, sicuramente saranno quelle più importanti. Giuseppe Porzio, bello presidente. Alberto De Toma, per Max 2 punti. Non è che la lista dei convocati del Benevento è stata pubblicata a mezzanotte sul sito ufficiale? Sì. No, perché mi pare che di solito sia quello l'orario di pubblicazione. No, due. Che cos'è una zeppata? Il famoso comunicato Alberto De Toma, sul punto degli infortunati è stato pubblicato alle 2 di notte. Quindi all'alba, però è orario d'ufficio, è come il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, cioè se tu lo vedi notte ma questi lavorano in America, ma non fate stupida ironia, la prognosi era riservata, appena hanno sciolto la prognosi hanno sciolto alle 2 di notte, a quell'ora si scioglie San Gennaro, si scioglie a mezzogiorno, si scioglie alle 2 di notte. Com'è San Gennaro? Non rifai la diapositiva? E quest'anno si è sciolto anche con una certa rapidità, il che significa che il Napoli può vincere lo scudetto. Ma lui si è scordato che San Gennaro era nato a Benevento. Non ce la faccio più. Ti dico la verità. È una delle cose che mi sono sognato di più. E abitava la traversa dopo qua. Sì, io ci sono andato a parlare. Quando ero piccino, giocavo a pallone e Gennavino. C'era pure un po' di arremoscia. Giocavo con l'azzurra Paupisa. Il 25 con Gennaro era bellissimo. Soltanto che moltiplicavi i palloni. Non si è capito più niente. Che pagina vergognosa. La storia della nostra vita proprio, credo. E con questo si apre il 32esimo fronte di guerra di Maestri di Lì a Radio Città, sì, anche contro pure con, i prelati. Vabbè, con i prelati. A che puntata siamo? Ma là ci fanno male, credo sia l'ultima. Okay. Allora, dicevamo, prossima partita a Verona, difficile sicuramente, non fosse altro che... No, non è difficile, è una partita da vincere. Okay. Cazzo, autoritario oggi, eh? Guarda, io mi metto così perché ho paura. Se era una femmina ti saltava addosso qua. Quanto è sicuro di sé? Attenzione, ha detto, ha preso il cappello. Stiamo scardinando questo muro. No, tu, Io ho semplicemente anticipato. Allora, che si fa? Si allicca il capello. Diglielo tu, diglielo tu. Allora, Michela, non so a che punto siete arrivati come preparati, ma comunque tieni sempre presente una cosa. Massimiliano si tiene a una. Non abbiamo manco capito se è femmina o maschio. Non c'è consecuzio. Vedi tu cosa puoi fare. Senza genere. Giuseppe Porzio scrive: le mie mani non sono in alto dopo questa frase sullo scudetto, e mette due corna. Vabbè, Giuseppe, ci sta. Dai, Peppe, è andata così. Certo, sul Benevento che fa vincere lo scudetto. Ma chi se ne è fottuto tu una? No. Abbiamo distrutto un ascoltatore, uno dei pochi che non era beneventato. Ma che se ne fotte distrutto. Napoli, vabbè, ragazzi. Peppe si fa per scherzare, il Napoli merita di vincere. Se il Napoli scudetto. Vince, sono contento per te, ma se non vince, ma chi se ne fotte? Scusa. Per quanto siete comunque dei raccomandati, perché San Gennaro, San Ciro, tutti voi, basta, tutti voi. Sì. San Ciro ha i portici, se non mi sbaglio. Sì. No. Quando il portice andrà in Serie A perderà 6-0. Noi che ci abbiamo? San Pellegrino, poi. Sì, no, niente. Niente di niente. Allora, vabbè, Benevento deve andare a Verona a riprendersi da queste 7 partite perse consecutivamente che fanno male. Max quindi deve vincere. Io credo che anche un buon pareggio a Verona comunque darebbe un buon morale per affrontare la Fiorentina in casa. Una Fiorentina non irresistibile. No, lo dicevamo prima, deve fare il risultato, al di là del non c'è nessun obbligo chiaramente di andare lì a vincere, però l'importante è fare il risultato. Io un annetto fa venne qui il Verona e fu tutto molto bello, certo, ricorderete. Certo, sì, anche al ritorno facciamo una bella prestazione, pareggio in extremis, senza quella matteria di Venuti forse vincevamo, però poi è andata come è andata, va bene così. E va detto però, io di questa prestazione che il Benevento ha fatto con l'Inter non mi fido molto, nel senso che adesso servono conferme, e da Verona devono necessariamente arrivare conferme. Quello è perché proprio te devi sposare, c'è bisogno di conferme. Sul piano della prestazione. Chissà, magari ci andiamo con un Ciciretti in più, D'Alessandro non è rientrato. D'Alessandro sì, è rientrato a tutti gli effetti, Ciciretti potrebbe rientrare, qualche dubbio in più su Antei, però grosso modo l'organico dovrebbe essere quasi al completo. Segna sempre il martedì, un po' come Vittorio Zollo che ci scrive off topic. Mogà, slittamento della seconda categoria, tenete qualche giorno in più per prepararvi alle mazzate. Nel frattempo il soggetto qui è venuto a San Giorgio nei giorni scorsi ma non ha detto nulla ed è stato zitto, ha paura, ha scritto sul muro grande della stazione quella cosa là. Sì. Va bene, quando sono le 15:01 purtroppo per voi e per fortuna per noi finisce quest'altra puntata di Maestri.
la settima e mezzo l'abbiamo chiamata, perché purtroppo sono sette le sconfitte del Benevento, anche se non una mezza puntata. Un po' come le mazzate, sì, si dice, sì, Benevento. Sì, dovremmo stare proprio sette, così, basta, perché basta, poi dopo, dai, si sballa. Le mazzate sono sette, una devi buttare pure tu. E non ci vogliamo sballare, allora uno ciao a voi, amici, sì, non l'avevo detto. Noi ci riascoltiamo settimana prossima, magari commentiamo questa pausa, commentiamo i risultati della pausa, che sicuramente ci saranno. Commenteremo la Serie B. Sì, magari ci iniziamo ad abituare, chissà, facendo sempre tante corna. Ciao Mario e regia. Ciao ragazzi, forza Benevento a voi e famiglia. Ciao da Gerardo e da Max. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, continuiamo a sostenere la strega. Sì, Mario. Bravo, molto bravo. Tutto molto bello.